Grazie, professor Renato, che su base quotidiana continua a fare le proprie analisi. Sono quante valute, Renato? 27, 28? 28, sono qui. Si vedono, se vedete adesso la MetaTrader, sono qui tutti questi 28, favolosi 28 cambi che tutti ruotano intorno ovviamente a dollaro, euro, franco svizzero, sterlina, yen, neozelandese, Australia, Canada, Giappone, penso di aver detto tutto, insomma, un giro del mondo con le valute, fantastico. Quindi. Quello che tra l'altro vedete nella terza colonna, vedete che c'è la valuta, poi c'è offerta richiesta, che sono i bid ask, denaro lettera, quindi rispettivamente prezzo di vendita e prezzo di acquisto. La terza colonna è invece lo spread in decimali di punti che c'è sul mercato interbancario. Vedete ad esempio dove abbiamo l'euro dollaro, che è un po' più liquido. L'euro dollaro tante volte va a 0,0, alcune volte 0,1, alcune volte 0,2, alcune volte 0,3, dipende dalla liquidità che c'è sul momento. Poi a questo si aggiunge il nostro markup fisso che è 0,8 e c'è lo spread fatto finito, che poi di conseguenza si trada, che oscilla, nel senso quello che aggiungiamo noi è fisso 0,8, poi più prezzo dell'interbancario. Questo lo specifico perché ripeto che Swissquote non è un intermediario con esecuzione market maker, ma STP, straight through process, che è diciamo un ECN allargato, nel senso che i nostri liquidity provider, i nostri fornitori di liquidità, sono direttamente le 17 banche che danno la maggiore liquidità al mercato delle valute, come Nomura, JP Morgan, Santander, eccetera, e quindi potete fare trading con un modello di prezzi assolutamente trasparente, di fatto poi si viene eseguiti proprio sul mercato interbancario. L'esecuzione media di ogni ordine è di circa 14 millesimi di secondo, per questo dipende da diverse cose, da quando si inserisce l'ordine, eccetera, però capite che è normale che ormai la tecnologia c'è e c'è tutta. Allora, cosa andiamo a vedere oggi, Renato? Allora, una strategia che quella che spiego, faccio vedere tutti i giorni attraverso dei video pillole di quasi 20 minuti circa al giorno, quindi viene alla fine una somma di 100 minuti a settimana, quindi davvero una corposa formazione. La strategia con le candele Aikinashi, candele Aikinashi già le vedete qui a destra, questa rappresentazione grafica, questo è un classico grafico a candele normali giapponesi e già si nota quella che è la differenza. In cosa ci aiutano le candele Aikinashi? Nella definizione del trend. Rivedete questo qui a sinistra, questo è un grafico candele giapponesi, questo è il grafico candele Aikinashi, grafico daily, quindi ogni candela corrisponde praticamente ad una seduta di borsa. E anche se Forex apre la domenica sera e chiude il venerdì sera, comunque una mezzanotte Forex che per Swissquote è le 23 ora italiana, poi insomma, comunque per avere un grafico giornaliero daily c'è bisogno di fissare Guarda, una per essere mezzanotte. preciso ti dico che sono le 5 PM di New York, poi si aggiungono le 6 ore di fuso orario in Italia e quindi per questo motivo sul Forex di conseguenza la chiusura diciamo sono le 23 italiane. Ecco. E poi in particolare dato che alle 23 passa lo swap, in quei 5 minuti prima e 5 minuti dopo diciamo non è permessa la transazione, perché dato che noi andiamo proprio sul mercato interbancario e gli spread in prossimità dello swap, quindi della chiusura della giornata alle ore 23 italiane, si allargano abbastanza sul mercato interbancario per evitare prese di stop loss improprie, abbiamo deciso di non tradare, di non permettere trading in quei 5 minuti prima e 5 minuti dopo alle ore 23. Piccola informazione di servizio. Quindi sappiate che se non vi entrano ordini, questa è la ragione, insomma, quindi abbiate un po' 5 minuti, poi dai. Intanto ha pareggiato l'Inghilterra, attenzione, ha pareggiato Vardy, quindi 1-1, Brexit per il momento calcistica, per il momento allontanata per quanto riguarda l'Inghilterra. Dicevo, quanto sono belli i grafici Aikinashi? Perché questo è un grafico a candele giapponesi a sinistra, qui a destra il grafico Aikinashi e vedete la pulizia del trend è fantastica. Questo è un grafico euro-dollaro, prima un tappeto verde, poi un tappeto rosso, verde, attualmente è rosso, chi segue il servizio sa benissimo che siamo in un contesto ribassista per quanto riguarda l'euro-dollaro e invece il grafico classico candele giapponesi si alternano il rosso e il verde, verde giornata positiva, rossa giornata negativa, quindi decisamente sono molto di aiuto nella definizione di quello che è il trend in corso, questo qui per esempio dell'euro-dollaro, ma anche dopo un trend, per esempio questo qui ribassista, nel momento in cui cambia colore ci sono anche di aiuto anche ad individuare quello che può essere l'inversione del trend, quindi sono spettacolari come strategia trend follower.
così, cioè che segue quello che è il trend, come anche nella inversione, nell'individuazione del punto di svolta di un trend, quindi che diventano contro trend, contrarian, perché se io qui entro al rialzo vuol dire che mi sto ponendo contro quello che era il trend precedente al ribasso. Però le candele Kinashi, già il fatto che sul grafico daily appare una candela verde ai Kinashi vuol dire che è già partito un mini trend rialzista, quindi già non si è più da soli contro il resto del mondo entrando qui al rialzo, ma già si comincia a essere in compagnia di altra gente che hanno cominciato a comprare, quindi non, già, ci si sente anche insomma, meglio piuttosto che entrare quando, io dico, uso sempre classico esempio, come guidare un'auto in una strada a senso unico e voi siete quelli che vanno nel senso sbagliato e vi vedete sfrecciare le auto tutte e siete voi quelli che stanno sbagliando, perché comunque il trend è quello che fa da padrone, possiamo dire no, ma adesso la sterlina non doveva essere lì, l'euro non dovrebbe essere lì, il dollaro non dovrebbe essere lì, e intanto è lì. Se avete delle posizioni, il conto, il saldo è reale di guadagno o perdita. Quello che conta sono i prezzi che vengono battuti, la dinamica tra compratori e venditori. Quindi la strategia è molto semplice, banale, perché comunque a me piace togliere tutto il rumore possibile, chiamiamolo così, dai grafici. Potete usare, non che io sia contrario all'uso di indicatori, oscillatori o qualsiasi altra cosa che volete usare, fatelo se volete, utilizzatelo, ma alla fine probabilmente ci dicono quello che già noi vediamo, che qui c'è un ipervenduto, qui c'è un ipercomprato o altre cose simili, insomma che siamo arrivati in una situazione dove il mercato può invertire o meno o c'è una situazione di forza o debolezza. Secondo me alla fine i grafici Kinashi dicono già, ma un grafico già solo candele giapponesi, individuando i livelli di supporto e resistenza, i livelli statici, le linee orizzontali è sufficiente. Mi avvalgo, chiedo aiuto, soccorso alle candele, ai Kinashi, perché storicamente supporti e resistenze sono destinati a saltare, ad essere violati. Quindi chiedo aiuto alle candele Kinashi, se sono su supporto, se non appare la candela verde non entro, così come se sono su una resistenza ma non appare la candela rossa non entro. E se c'è il mix candela rossa su resistenza, candela verde su supporto, io li ho ribattezzati come supporto H2A o resistenza H2A, ovvero una resistenza più candela rossa o supporto più candela verde. Quindi, però anche lì non è sicuro certezza che il mercato effettivamente invertirà o meno su un supporto o su una resistenza H2A. Ci sono buone possibilità che avvenga, bisogna sempre considerare, chi segue oramai il servizio dal 1 giugno, quasi già 2 settimane, insomma, ha avuto modo di constatare che io faccio vedere l'analisi, vediamo se c'è un supporto, una resistenza H2A e poi però vado a considerare una serie di fattori. Il primo è quello sicuramente audio dovrebbe essere buono, degli eventi che sono in programma. Per esempio, lo stesso, allora, questa è la pagina intanto di Facebook dove abbiamo creato una pagina di supporto, chiamiamolo, per creare una maggiore interazione. Quindi, ed è già fantastico, ci sono 439 persone. Allora, Daniele che chiede H2A, oggi me lo chiedevano anche su Facebook, un utente, adesso non ricordo il nome. Allora, è molto semplice, giocando con la formula dell'acqua che è H2O, allora H. A sta per Aikinashi, il 2 perché è una situazione di resistenza con candela rossa o supporto con candela verde, quindi raddoppia, diciamo, la forza, quindi H2A. Ecco, diciamo questo, ecco perché ho scelto questa sigla, supporto e resistenza H2A. Dicevo, dal momento in cui andiamo a trovare effettivamente un supporto o resistenza H2A, bisogna però considerare, non chiudere gli occhi e entrare subito a mercato, ma considerare una serie di elementi. Per esempio, ieri abbiamo visto che c'erano delle situazioni sul neozelandese, ma andando nel calendario, potete usare o questo qui di Swissquote, oppure c'è questo qui di Forex Factory, insomma, ma tanto ce n'è tanta, i calendari che poi sono praticamente molto simili. Chi doveva entrare oggi, per esempio, c'era da fare questa possibile potenziale operazione su dei cambi contro NZD, vedendo il calendario, e ieri proprio, ecco il bello proprio di questo servizio, che è fare formazione applicandola a casi concreti tutti i giorni. Quindi
quindi casi reali a mercati aperti, abbiamo visto proprio insieme che c'erano ieri sera alle mezzanotte 45 ora italiana il PIL neozelandese, poi alle 3:30 NZD con Audi sono legati strettamente, oltre ad essere vicini geograficamente, sono correlati positivamente, vanno quasi praticamente nella stessa direzione, sono chiamate commodity currency, le materie prime incidono sull'economia dei due paesi, quindi seguono da vicino l'andamento del petrolio che in questo momento è al ribasso, oppure loro stanno venendo giù da dei support, delle resistenze H2A. Quindi mezzanotte 45 NZD il PIL, alle 3:30 dati sull'occupazione australiana che potevano tranquillamente stravolgere l'andamento del mercato e di resistenze o supporti H2A. Quindi, Stefano, tu mi stai ascoltando da Skype o da video live? Perché sento che No, da Skype, perché no. adesso vedo. Abbiamo avuto diverse conferme che si sente bene, ecco, adesso c'era solo Enzo che diceva, eventualmente magari qualcuno può avere problemi, non so, magari si può ricollegare, ecco, però tutti mi hanno confermato prima che si sente bene, quindi. Perfetto, andiamo a vedere per esempio un caso concreto, come piace a me spiegare la strategia applicandola su casi reali, nella seduta di ieri sul GBP CAD sterlina contro canadese, mettiamo tutti e due i grafici, questo candele Equinasci a destra, questo qui candele giapponesi, vedete ieri dopo questo lungo trend si è chiuso qui. Si era partiti dal Carmine mi conferma che si sente benissimo, perfetto, grazie. Da qui, da quando si è formata questa resistenza, chi segue la videoanalisi Forex, quindi non è che adesso bello col senno del poi dire da qui il mercato è invertito, è un'analisi che faccio quotidianamente, quindi è un livello che è stato segnalato all'epoca. Da qui, quindi, nel momento in cui si è formata la candela rossa e c'è stata l'inversione, si chiude un trend che era partito da 1,90 circa. Se vedete a sinistra, qui ho messo la finestra dei dati, man mano che passo il mouse sopra la candela di pertinenza, quella che, insomma, di interesse di cui sto parlando, vedete a sinistra i relativi valori, open, li trovate anche sotto, ma guardate pure a sinistra, 1,90. Perché bisogna aspettare, essendo un'operatività basata sul grafico daily giornaliero, bisogna attendere la chiusura della giornata. E quindi, in teoria, ora giusto per spiegare quella che è la strategia a livello teorico, perché poi prima di entrare bisogna sempre consultare il calendario economico, come dicevo prima. Quindi da 1,90 a qui, caro Stefano, sono 10 figure, sono 1.000 pips, perché sono soldi, direbbe qualcuno. E quindi ora si è formata la candela verde. Vediamo se questa candela verde, prima di tutto, perché una candela verde Equinasci da sola non dice nulla, così come una candela rossa, ma nella strategia multi-day la candela verde, in questo caso, deve corrispondere in una zona di resistenza. Dove vado a tracciare la potenziale linea di supporto, scusate, non resistenza? Qui prendendo il grafico candele giapponesi. Quindi attenzione, la candela verde Equinasci abbinata a un supporto in questo caso con candele giapponesi. Dove vado a tracciare la potenziale linea di supporto? Sulla chiusura, questo è il gruppo. Qui praticamente vedete il mercato è venuto giù, è arrivato in area 1,81,25, 1, 2, 3, 4, non è andato oltre. È evidente che qui c'è una situazione tale che i venditori non sono riusciti a farla franca ad andare oltre questo livello 1,81,25. Vediamo se effettivamente in questa zona qui c'è un supporto o meno. Il supporto, almeno quello che è il potenziale supporto, lo vado a tracciare sulla chiusura più bassa tra queste candele. È ovviamente una candela rossa ed è questa qui. E a sinistra vedete close 1, 81 e 51. Quindi prendo Quindi la linea. chiusura della candela giapponese. Yes, quella più bassa. Quindi 1, 81 e 51, giusto? E si prende quello che è lo strumento più potente dell'analisi tecnica, quindi la linea orizzontale, come ha fatto Renato nella metatrader in alto, e si va a tracciare il livello. Quindi Ricordate di cliccare il grafico su cui volete tracciare il livello, perché a volte magari avevate cliccato qui e se cliccate qui non appare qui la linea, ma appare su questo grafico. Quindi cliccate, ricordatevi sempre di cliccare il grafico su cui volete tracciare la linea prima di selezionare la linea in questione qui. un'altra cosa interessante, Renato, è che tu nella newsletter che mandi quotidianamente, se sei iscritto al servizio della videoanalisi, nella mail che poi si riceve sempre grosso modo quest'ora, oltre al video di oggi, c'è anche poi un link che riporta ad un video
tu hai fatto, come impostare il grafico Equinasi, quindi quello che di fatto vedete a destra, nella meta Trader 4. Quindi non so, magari se Renato poi proprio per oggi vuoi rimetterlo su Facebook, così la gente sa dove andare a ripescare. Okay. È fisso, viene inviato ogni volta nella email. E sì, possiamo anche metterlo, non c'è problema, dentro il gruppo. Facciamo un po' la promessa che poi nel gruppo mettiamo la registrazione del webinar, la registrazione del video, così sono sempre cose un po' utili poi per tutti, ecco, quindi. Andrea, scusa, puoi ripetere come scegliere il valore del supporto statico, il minimo della... No, sulla chiusura. Allora, se parliamo di potenziale supporto sulla chiusura delle candele giapponesi più bassa, qui, quando è stato questo caso che si è formata la candela rossa, sulla chiusura più alta, quindi sarebbe stata su questa barra. Quindi, Chris, i grafici Equinasi hanno, aspetta, allargare la finestra se non riesco a leggere tutto. Allora, i livelli di apertura e chiusura ai Equinasi sono differenti rispetto alle candele giapponesi, se no avremmo il grafico simile a quello delle candele candlestick. Cambia perché dietro vi è una formula molto simile a quella dei pivot point, che prende in considerazione i livelli di chiusura, apertura, massimi e minimi delle barre precedenti. Max e min. A me piace fare questo discorso, nel senso che se ci pensate, le candele Equinasi sono, incorporano anche il concetto di volatilità, perché i pivot point, con la loro formula, di fatto i livelli PO sono più o meno lontani a seconda della volatilità del mercato, quindi della volatilità della candela giapponese. Questo praticamente, la candela Equinasi, a mio avviso, dovete vedere come una candela giapponese che ingloba anche il calcolo della volatilità e di conseguenza anche un po' del trend in essere. Quindi vedete quante variazioni di colore ci sono sul grafico a sinistra, da verde rialzista, rosso ribassista, quante meno variazioni, quindi meno rumori di fondo, di fatto ci sono sul grafico Equinasi a destra. Esatto. Massimi e minimi, rispondo ad Andrea, coincidono 8-9 volte su 10, perché praticamente la formula dice vammi a prendere il massimo più alto, il minimo più alto tra quello che nasce e quello che candlestick, e quasi sempre coincidono. Possono esserci delle differenze quando in apertura di ottava, visto che il Forex apre domenica sera, chiude solo durante il weekend, possono esserci delle differenze nell'apertura, quindi, oppure se lo utilizzate su degli indici, altra cosa, sui grafici Equinasi non vedete i gap, non ci sono i famosi gap, quindi se operate sulle chiusure dei gap, chi lo fa comprende cosa sto dicendo, adesso non vado a spiegare che cosa consiste, sui grafici Equinasi non c'è il gap, non si crea il buco praticamente tra un gap down, tra una chiusura qui e un'apertura più bassa, ma si vede una candela rossa estesa, il che comunque giustifica un grafico con una candela o rossa, candelotto rosso, candelotto verde, se parliamo di gap up, però i gap non si vedono, sono... Ma infatti per questo, per un'analisi reale, dovete avere entrambi i grafici, infatti vedete che Renato non è che tiene soltanto il grafico con le Equinasi, il grafico con le candele giapponesi a sinistra, che poi è il prezzo di fatto reale, con il minimo, esatto, massimo, l'apertura e chiusura di eventuali gap, come stai dicendo, adesso invece abbiamo l'indicatore Equinasi che ci dà un discorso di inversione di volatilità, eccetera, però vedete che l'impostazione è proprio molto semplice, con due grafici e basta, senza... Sì, no, ma infatti adesso faremo un giro, andremo indietro nel tempo e vedere se in zona 1,81,51, non deve essere preciso 1,81,51, in area 1,81,51, succedono delle cose interessanti, il mercato, dico io, prende la scossa, non deve essere indifferente a questo livello, deve invertire a rialzo o ribasso, l'importante è che non sia indifferente a questo livello. Quindi adesso metto a tutto schermo, perché mi serve vedere questa analisi sul grafico a candele giapponesi. Già vedo che qui il mercato già recentemente è venuto da queste parti e poi ha invertito, quindi addirittura già ho due supporti di riferimento, potrei tracciare il supporto su questa chiusura più bassa che vedo su questa candela del 20 aprile, ovvero 1,81,38, quindi vado ad aggiornare perché è proprio recente. Quindi vado a prendere quella come riferimento. Avrei potuto lasciare anche un 81,51, però siccome è fresca la cosa e balza subito all'occhio, quindi ho già aggiornato, adeguato il potenziale ancora supporto, perché dobbiamo vedere, però già questa cosa qui attira la mia attenzione, devo dire che già è interessante vedere che recentemente il mercato, dopo tutto questo crollo, è arrivato in area 1,81,50, ha invertito fino a 1,91,75, 100 pips, praticamente quello che adesso ha fatto scendendo, li ha fatti prima all'andata, ha fatto poi al ritorno lo stesso movimento, ampio movimento, però voglio sentire
sentirmi ancora più sicuro, voglio andare indietro nel tempo e vedere verso questa zona qui succedono delle cose interessanti. Vado a deselezionare l'opzione che mi scorre il grafico a sinistra all'arrivo del tick, perché se no ogni volta che arriva un tick mi fa tornare ai prezzi attuali, e andiamo a vedere insieme, tutti insieme, se a uno, in area 1, 81, 38, 40, 50, quello che sarà, il mercato effettivamente succedono delle cose interessanti. Cominciamo, quindi andiamo indietro e guardate qui, fantastico. Cioè, avete visto, io ho tracciato il potenziale supporto prendendo una chiusura più bassa vicina. Non avevo ancora visto dietro, indietro nel tempo, che cosa accadeva da quelle parti. Guardate qui, il mercato è arrivato qui e proprio in quell'area lì ha invertito. È stato protagonista di questo rialzo. È arrivato qui, dopo dal crollo da questo rialzo, qui vedete anche doppia resistenza, fantastico, doppio massimo. È venuto giù, dove è andato ad appoggiarsi? Di nuovo 0,81 e 50. È risalito qui fino a 1,92. Dove è andato a fermarsi questo movimento? 1,81 e 38, 1,81 e 50. Cominciamo, continuiamo a vedere. Andiamo a vediamo, eccola qua. No. Stefano, questo è fantastico come livello. Guardate, allora nell'analisi tecnica supporto violato diventa resistenza e viceversa. Prima era qui supporto. Vedete il mercato più volte supporto, supporto, supporto. L'ha violato, resistenza, 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 violato, supporto. Qui, insomma, quindi già poi per me è più che sufficiente battezzare. Più volte. Infatti Tommy in chat dice quanti rimbalzi devo trovare per considerare la resistenza supporto tracciata corretta? Allora, più ne hai e più ovviamente ti senti più forte, ovviamente più conferme hai, non c'è un numero preciso definito 1, 2 o 3, più ne hai e poi più sono eclatanti, come abbiamo visto in questa occasione, ovviamente mi sento più forte, però attenzione, adesso che ho fatto l'analisi pura, semplice, tecnica, abbiamo visto che siamo su supporto, abbiamo visto che siamo. C'è la candela verde ai chinasci, ancora io non devo chiudere gli occhi e entrare, bello qui no, è un livello fantastico, entro long, compro, faccio il mutuo, e questa è un'operazione che dovrò fare il guadagno della vita e tutto il resto. No, 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 perché in questo momento storico mettersi a rialzo di sterlina, perché qui c'è la componente GBP, lo sapete benissimo, ci stiamo ormai parlando da tanto tempo, il discorso Brexit, dove quindi anche di fronte ad, qui si è tracciato intanto un livello che non doveva, avevo lasciato la selezione della linea orizzontale, un livello 1,81,38, supporto H2A fantastico, potrebbe saltare perché arriva all'improvviso, mentre stiamo parlando anche adesso, un'indagine, un sondaggio che dice Ora che arriva il secondo gol dell'Inghilterra. arriva il secondo gol del Galles a questo punto, che dovrebbe scendere a sterlina, e stravolge, cioè fa saltare questa impostazione rialzista. Però ancora prima, già qui di fondo abbiamo questa situazione altamente incerta, volatile, legata alla sterlina. Però nei cambi dove non è presente il dollaro, perché qui è GBP sterlina contro il canadese, dollaro canadese, bisogna andare a vedere GBP contro dollaro e CAD contro dollaro, in come sono, in che situazione si trovano. Facciamo un grafico a tre, quindi qui Perché mettiamo cosa sta GBP CAD. facendo questo? Che poi GBP CAD, se ci pensate, quello che si dice è un cross valutario, cioè un incrocio. GBP CAD nasce dall'unione di GBP USD e USD CAD, ok? Quindi diciamo tutti i cambi dove non vedete USD a denominatore e numeratore sono le cosiddette cross currency, che sono l'incrocio tra le due coppie, quindi ora Renato sta andando ad aggiungere l'altro. Però io ti faccio un po' anche questa un po' domanda barra provocazione, nel senso tutto sommato se io lavoro sull'osservazione dei grafici, la ripartenza dai supporti o dalle resistenze con l'inversione Kinashi, tutto sommato posso piazzare il mio ordine al di là di tutto quello che accadrà sulla crosta terrestre, perché è normale che accetto il mio rischio, quindi considero il mio rischio con quanti lotti entrare, quanto perderò nel caso di stop loss, che ovviamente fa parte dell'attività di Esatto. trading, e tutto sommato non essere neanche così incline alle notizie, poi è normale che, per carità, le notizie più cose si sanno meglio è. Questo lo dico perché è normale che più cose si sanno meglio è, poi anche Renato è fantastico anche con le sue videoanalisi a condividere tutte le notizie che sono più importanti, così uno non deve neanche impazzire a cercarsele. Tu cosa ne pensi di questo? Nel senso, sei proprio schifo
schiavo della notizia o tutto sommato metti i tuoi trade e poi quello che succede succede, tanto alla fine c'è lo stop loss. Allora, quello che consiglio io quotidianamente, questo è proprio il bello, a me piace questo servizio perché finalmente posso spiegare, applicando a casi concreti, come negli eventi, nei seminari, in questo tipo di webinar, le avrei detto c'è la candela verde, però dovete vedere il contesto. Io quotidianamente posso spiegare il contesto, come stavo dicendo adesso, per esempio, c'è la sterlina, contesto sterlina, incertezza, dove basta un sondaggio, dichiarazione, un riferimento, qualsiasi cosa che questo segnale che adesso l'ho messo qui, GBP CAD, mi può saltare e venire tutto giù. Quindi, in questi casi, quello che consiglio io, chi sta seguendo il servizio lo sa benissimo, come anche tu hai detto, in fondo, anche tu Stefano, un ingresso graduale. Cioè, non è detto che uno deve a pieno regime entrare a pieno regime e buttare, già investire su questa operazione potenziale long, anzi, ora c'è tutto il long effettivo perché abbiamo il supporto H2A, ovvero candela verde Kinashi sul supporto. Quindi, magari farlo in maniera graduale. Entrare con un primo quantitativo, giusto poi per dire se va bene l'ho fatta, e poi vedere anche, insomma, seguire tutto il resto e aumentare sia se comincia a salire perché ho la conferma del segnale, sia se comincia ad avvicinarsi al stop, alla possibile violazione del supporto e vado a fare una sorta di media del prezzo, a mediare un po' quella che è l'operazione, la posizione in corso. Quindi, si possono, insomma, ci sono tanti strumenti, il Forex offre queste possibilità, quindi questo è quello che consiglio io se proprio uno vuole essere prudente. Poi Considerando che l'accesso minimo al microlotto, quindi figurati. sì, poi ci sono anche colleghi che dicono noi i grafici anticipano le notizie e allora bisogna farla l'operazione a rialzo perché adesso succederà qualcosa che farà rimbalzare, per esempio la sterlina, uscirà la notizia che il no è nettamente avanti, sale la sterlina e quindi questa candela verde aveva previsto il sondaggio. Io sinceramente ci credo molto relativamente. È vero, devo dire che spesso le candele Kinashi anticipano quello che spesso si verificano prima le inversioni, prima di un meeting della Banca Centrale Americana, di quella europea o dell'OPEC sul petrolio, effettivamente poi hanno anticipato dei movimenti che sono stati confermati, lo possiamo vedere anche su Gold, che è in corso una fantastica inversione, prima dalla resistenza 1300, adesso da 1200 è proprio un tappeto tutto rosso e un tappeto tutto verde, fantastico. Però è ovvio, cioè può andare tranquillamente anche l'opposto, cioè, le notizie sono imprevedibili. Anche, io dico sempre che se anche fossimo in grado di avere le notizie in anticipo, le reazioni del mercato non sono scontate. Quindi intanto c'è Però Elisa se qualcuno che di ci voi ha notizie saluta. in anticipo, fatemi sapere comunque. Fatemi Salutiamo Elisa sapere. che sta andando via. Allora, dicevo su GBP CAD, quindi ho il segnale, ho il supporto H2A. Quindi ho tutti gli elementi per entrare, c'è stata già la conferma perché la candela è stata confermata, quindi io da oggi in teoria potrei entrare già dalla mezzanotte, dalle 23 e 5 minuti e un secondo, visto che sui squat i 5 minuti, fino ai primi 5 minuti della giornata, diciamo, del Forex non è possibile negoziare, potrei entrare, però prima di entrare devo vedere, siccome qui non c'è il dollaro, in questo cross GBP CAD, devo vedere la sterlina contro dollaro, in che situazione grafica si trova, sempre Kinashi, e USD CAD, che lo vedete qui, ogni tanto mi parte il click della linea. La situazione grafica, oltre al discorso Brexit, vede la sterlina in deciso calo. Graficamente parlando, è una candela rossa che è ulteriormente stessa, che non mi fa pensare ad una possibile inversione. Qui io sto speculando sul fatto che la sterlina possa salire, non ho la conferma dalla situazione grafica GBP USD, e questo già è un punto in meno, diciamo, per questo segnale, perde forza, almeno in teoria. USD CAD invece conferma quello che io sto vedendo qui. Ora, GBP CAD ovviamente in un dato momento della giornata potrà seguire più da vicino le vicende di GBP USD o USD CAD. Questo dipende dal concetto di forza relativa. Ovvero, può essere che, ipotizziamo adesso 16:48 mentre stiamo facendo questo webinar, la sterlina, e tuttora proprio lo vediamo in tempo reale, la sterlina è ferma, c'è un'accelerazione al rialzo di USD CAD. Con la sterlina ferma e il GBP USD CAD che sta registrando un'accelerazione al rialzo,
Il GBP CAD sta salendo e sta seguendo più USD CAD. Magari in un altro momento della giornata USD CAD è tranquillo, fermo, non si muove nulla. GBP USD esce sondaggio e viene tutto giù, esce sondaggio positivo e strappa al rialzo. GBP CAD starà seguendo le evoluzioni, le dinamiche dei prezzi di GBP USD. Purtroppo non abbiamo, non lo sappiamo in anticipo questo discorso della forza relativa e quindi ora come ora GBP, c'è cioè il discorso Brexit, graficamente impostato pure al ribasso, allora qui magari ancora di più sono prudente ed entro con un quantitativo inferiore, o anche posso decidere di ignorare totalmente, oppure se io ero al ribasso, guardate che grafico fantastico GBP AUD, tutte rosse, tutte rosse, GBP CHF, tutte rosse, allora ipotizziamo che Stefano sta guadagnando oltre 1000 pips probabilmente da questa operazione GBP contro australiano e franco svizzero è fortemente esposto, ha venduto, in questo momento si trova short di sterline contro AUD, contro CHF, contro il dollaro, lo stesso GBP USD e appare questo segnale al rialzo, magari io posso decidere di farlo per cominciare a mitigare la mia esposizione contro la sterlina, per non essere troppo short di sterlina. E poi magari ha segnato l'Inghilterra 2-1, perché poi rimonta Long, Sturridge long. long a comprare sterlina. Quindi potrebbe anche essere il caso utile comprare, entrare long GBP CAD perché sono fortemente ribassista di sterlina contro altre valute che non è il canadese. Quindi potrei anche, l'audio vedo che adesso più di uno si sta lamentando, mi dispiace, quindi dicevo, potrebbe essere utile entrare long su GBP CAD perché sono fortemente ribassista invece di sterlina contro l'australiano, franco svizzero, il dollaro e quindi valutare GBP Yen, ha rotto recentemente un supporto, questo qui, dove si era formata una candela verde. Per esempio io ricordo benissimo il giorno in cui ho mostrato durante il video di formazione ai Kinashi FX Multiday in cui dissi GBP USD è al ribasso, dollaro yen al ribasso, questa candela verde ha poche possibilità di successo, sebbene fosse era in un supporto H2A e vedete poi effettivamente la storia com'è andata. Quindi qui indubbiamente avrebbe premiato, vedete il movimento che c'è stato. E poi vedo che l'audio forse è ripreso, perfetto. Quindi ecco perché valutate, può andare bene, può andare male, magari se non avete tutte le conferme del caso, cominciate a dosare l'ingresso, come dicevo prima, non entrate subito. Vedere poi il calendario, quindi GBP sterlina, va, diciamo così, CAD, ci sono dei dati, oggi è 16, quindi magari questa mattina voi stavate facendo l'analisi. CAD, GBP, oggi c'era il meeting della Bank of England che oramai è diventato un non evento visto che non ci sono novità, però questa No, ma sera. Esatto, zero, d'accordo votare per tassi fermi, appunto. qui c'è, insomma, vedete il calendario, se non ci sono dati, non ci sono meeting che possono stravolgere anch'essi nuovamente il trend della giornata, decidete come di conseguenza muovervi. Quindi valutate sempre tutto, ecco quando dico il filtro, io uso un grafico così come lo vedete, cioè supporti e resistenze statiche, linee orizzontali, unite alle candele Kinashi, perché supporti e resistenze storicamente sono destinati a saltare, ad essere violati. Quindi, e basta, questo io non uso altro, l'unico filtro è quello di vedere le correlazioni, gli eventi in programma, così come anche la gestione della posizione. Se io sono fortemente in guadagno con un'operazione simile su GBP AUD e sta per esserci un meeting, mi sa che proprio ho considerato questa situazione quando eravamo a metà strada, c'era il meeting della Banca Centrale Australiana, magari qui posso anche valutare di chiudere l'operazione, perché una volta che ho tutti gli elementi, per esempio, ritorniamo al caso di oggi, GBP CAD, dove si è formata la candela rossa verde sul supporto, quindi siamo supporto H2A. Io dal momento in cui si è confermata questa candela, questa qui, il giorno dopo posso entrare in qualsiasi momento, avendo fatto la valutazione di cui dicevo prima, che adesso non sto a ripetere. Una volta entrato, lo stop, consiglio di mettere uno stop di protezione sotto il minimo relativo, cioè tra questa serie di minimi, questo è il più basso. Che vediamo a sinistra, low, nella finestra dati, 1,8030.
Ora, la distanza, quanto metterlo sotto, dipende da quanto è, da quanto è la differenza in pips dall'ingresso. Vediamo, oggi è aperto a 1,83. Dobbiamo mettere uno stop, 1,300 pips, diciamo. Sarebbe stato 300 pips di differenza, allora posso anche, già sono abbastanza sufficienti, posso mettermi leggermente sotto questo minimo. Se invece dal punto di partenza della candela successiva a uno stop sotto il minimo sono 50 pips, sono 100 pips, io vi consiglio di allargare, ampliare per evitare che magari nell'intraday vi vada a prendere, faccia un nuovo minimo per poi ripartire al rialzo. Non spaventatevi se parlo di stop di 100, 2, 300, 400 pips, perché con Swissquote avete i microlotti dove andate a calibrare Con un microlotto, quantitativo. diciamo, 300 pips, sono, con un microlotto proprio sono 30 dollari canadesi in questo caso, quindi Allora, poca. quello che consiglio io, partite dal vostro profilo di rischio in euro, ovvero voi da questa singola operazione siete disposti a perdere, potenziale, non è che sicuro, una potenziale perdita di 100 euro. Qual è il vostro profilo di rischio? 100 euro? 1000 euro? 2000? 5000? 10.000 euro? Quello che è, diciamo 1000 euro, 100 euro va, diciamo 100 euro. Sapete che 300 pips è lo stop di protezione, perché sono uno stop cautelativo, allora fate in modo tale che 300 pips siano pari a 100 euro. E quindi anche 300 pips rientrano in quello che è il vostro profilo di rischio. Poi ricordiamo che questa è l'analisi daily, per chi volesse eventualmente abbassare time frame, quello, eventualmente ci sono dettagli inferiori, dettagli diversi da prendere È in considerazione, però un'altra strategia. Noi intraday sì. poi sì, decisamente la parliamo di massimi e minimi invece di supporti e resistenze. Sì, nell'intraday decisamente alzare, ovviamente, perché gli stop, per esempio, sono di 20 pips rispetto ai 200 qui, quindi fate la proporzione. Nell'intraday potete tranquillamente aumentare il quantitativo da utilizzare sempre in funzione dell'euro. Cioè, se il vostro profilo di rischio è 200, è i famosi 100 euro, 20 pips, usate un quantitativo dove 20 pips sono 100 euro. Se siamo sul daily e devono essere 200 pips, 100 euro, fate la proporzione, usate questo, anche se vedo una certa difficoltà a recepire questo mio messaggio, usate questo strumento che vi offre il Forex. Quindi lo stop di protezione è quello che va sotto il minimo o sopra il massimo quando si è formata, per esempio, la candela rossa qui. Poi, quando vado io a decretare violato questo supporto che ho tracciato a 1,8175, no, era 1,8138, adesso ho cambiato, torniamo al grafico dove dovevamo fare, eccolo qua, era 1,8138 sulla chiusura più bassa, questa qui. Se mi fa una chiusura giornaliera sulle candele ufficiali, quindi sui valori ufficiali di mercato, di una decina di pips, quindi sotto 1,8138, se mi chiude 1,81 sotto 1,8128, una decina di pips, io vado a definire, decretare violato questo supporto. Se io ho messo lo stop qui a 1,80, lo vado a tracciare con la linea, quindi io qui ho messo lo stop, diciamo qui in area 1,80 sotto questo minimo, mi fa una chiusura di 10 pips sotto 1,81,38, quindi diciamo 1,81,20. Io, se c'è la conferma a fine giornata, devo chiudere tassativamente l'operazione, non devo aspettare che mi vada a prendere questo stop. Questo era solo uno stop di Perché sai protezione. quel minimo importante è violato. Perché non c'è più il presupposto. Io sono entrato a rialzo perché c'era un supporto. Se il supporto non c'è più, bye bye, tanti saluti. Quella che doveva essere l'inversione, di fatto non lo è, Non c'è ecco. stata, anzi, è dal momento in cui c'è la violazione del supporto. Il caso che ho fatto vedere prima, sterlina yen qui ha rotto il supporto che c'era qui da queste parti, vedete? Prima lo stesso supporto, guardate a distanza di poco tempo, con candela anche verde Kinashi aveva prodotto questo fantastico rimbalzo, così come qui in alto è evidente che da qui poi con la candela rossa era venuto tutto giù. Qui si era ricreata la stessa situazione, candela verde su un supporto, qui fantastico, qui no, perché sterlina dollaro era al ribasso, dollaro yen era al ribasso. Quindi non è detto che lo stesso livello poteva dare lo stesso risultato che abbiamo visto qui. E qui si vede benissimo anche Euro Yen è stato un caso che ho preso in considerazione in questi giorni nel servizio FX Multiday. Se nel momento in cui c'è stata la violazione del supporto, vedete come poi, non avessi chiuso quando
c'è stata la violazione del supporto, restavo ancora in posizione, e vedete che danni, cioè da una piccola perdita sostenibile, digeribile, diventava una perdita che poi chissà quando adesso tornerà, se rivedrà o meno 154 e quando ci vorrà, quando sarà nuovamente da queste parti. Usate gli stop, sono fondamentali, quindi davvero Sì, che poi importanti, molto importanti. analizziamo, adesso finora abbiamo analizzato tutta la parte giusta di gestione del rischio, soprattutto con gli stop loss, perché a mio avviso nel trading è sempre la prima cosa, la cosa più importante, dico sempre pensate a gestire il rischio, poi i profitti arrivano, però se vedete potenzialmente l'inversione, vedete ora siamo 1,83,36, i livelli di resistenza, i livelli di massimo precedente sono 1,92,95, pensate quanto l'inversione potrebbe essere potente nel caso si verificasse, quindi la logica mi sembra è sempre questa nel trading, accumulare purtroppo delle perdite che dovrebbero essere limitate a fronte poi di profitti quando il trend effettivamente parte molto molto più ampi. Qua come gestisce infatti poi la posizione? Infatti c'era anche già prima in chat che chiedeva se lo gestisce in trailing o in take profit. Allora, siccome io dico non porre limiti alla provvidenza, come dicevo prima, la strategia che nasce è fantastica perché qui adesso sta nascendo controtrend, questo era il trend decisamente a ribasso, ora io sto sperando in una inversione, avendo avuto la conferma del fatto che siamo su supporto H2A. Quindi lo stop di protezione va inserito subito in piattaforma, subito, subito dopo che siete entrati in posizione. Il take profit io non consiglio di metterlo, perché dico non mettere limiti alla provvidenza. Essere finché la barca va lasciare andare, ma questo è Perché anche un approccio che immaginate. piace perché nelle strategie trend follower bisogna seguire il trend. Ma immagina qui Stefano, se io fossi entrato qui short, il prezzo vediamo qual era, 1,90 e chiudevo a 1,88, 200 pips, contentissimo, e invece me ne sono persi 800, ne ha fatti 1000. Quindi, allora, ecco il bello delle candele chinashi, quando vanno ad individuare l'inversione, come è stata qui al ribasso e qui vedremo se effettivamente invertirà al rialzo, ne fanno di strada, cioè diventa trend follower. Io qui sono partito contro trend, ma se l'inversione è stata azzeccata, indovinata dalla strategia, diventi trend follower. Il trend follower, l'ha già detto Stefano, si segue col trailing stop, ovvero l'adeguamento dello stop in base all'andamento positivo dell'operazione. E da qui, inizialmente, comincia a salire, comincia a metterlo al prezzo alla pari. Comincia ad andare oltre, non mi piace dire in maniera meccanica ogni 100 pips di guadagno adeguate lo stop, perché anche lì il trailing stop va fatto in considerazione degli eventi attesi, dell'impostazione, delle correlazioni, di tutto quello dell'insieme che c'è da considerare. Quindi, allora da qui, poi man mano, magari viene meglio se lo faccio vedere qui, lo stop era inizialmente qui sopra, sopra questo massimo, e poi si andava ad adeguare man mano che veniva giù e diventava uno stop profit, fermava un guadagno, non più una perdita, fino a Guarda, quando non è arrivata l'inversione. una considerazione importante, Renato, che farai proprio su questo trade short che tu adesso hai fatto, preso come esempio. Vedete che lì dopo l'inversione da verde a rossa in area 1,91 circa, poi c'è stata la terza candela che è verde, quindi tre candele rosse e una candela verde. Quella poteva sembrare di fatto un'inversione, però non è avvenuta su un livello di supporto di minimo importante precedente. E poi da lì infatti si è Era ripreso a troppo scendere. vicina la resistenza, troppo vicina. Qui Quindi avrei questo è anche aspettato la un altro rottura. discorso di non avere stop stretti, perché vedete su movimenti di quel tipo poi l'operazione viene chiusa in maniera precoce e non riesce ad andare a prendere tutto poi È il quello che è trend. accaduto qui, sterlina dollaro. Dopo che è partita questa inversione, ci sono state queste candele verdi, mi ricordo che dissi nella videoanalisi, non sono da prendere in considerazione perché siamo troppo vicini alla resistenza e qui per parlare di un cambio del trend aspetto la violazione del livello e infatti poi ho avuto ragione, i mercati sono venuti giù, c'è stato poi il nuovo movimento a ribasso qui, vabbè, poi c'è sempre il discorso Brexit, eccetera, eccetera, oramai veramente ne abbiamo parlato in tutti i modi, in tutte le salse. Quindi lo stop, di quanti pips bisogna mettere il trailing stop? Rispondo, alla chat. Non mi piace dirlo in maniera meccanica perché, è stato proprio un caso GBP AUD contemplato nel servizio dove eravamo, mi sa, a metà strada di questo movimento a ribasso. C'era il meeting della Banca Centrale Australiana e a quel punto ho detto uno può anche pensare di uscire da questa posizione, chiuderla completamente, poi vedere di rientrare una volta che è finito, svanito l'effetto, potenziale effetto meeting Banca Centrale. Quindi non in maniera meccanica, ma seguire tutte le correlazioni, eventi attesi,
una serie di cose, insomma, un po' di filtro umano, un po' di discrezionalità, questo secondo me è sufficiente, un po' di buon senso e basta. E poi in questo caso GBB CAD avresti chiuso sulla candela verde H2A? Sì, decisamente, perché se GBB CAD in questione da qui era partito in rosso, ora con questa candela verde, decisamente devo chiudere lo short. Se ero ancora al ribasso, con questa conferma devo chiudere lo short perché ora l'impostazione è a rialzo. Se poi a me piace perché vedo un trend ancora ribassista, secondo me per uno, ciascuno di noi può valutare in maniera differente e soggettiva, reputo questa candela verde non avrà successo, non entro al rialzo, ma aspetto se ci sarà l'eventuale violazione del supporto per entrare nuovamente al ribasso sulla debolezza trend follower, quindi seguire quello che era il trend precedente. Insomma, le armi a vostra disposizione sono tantissime, quindi potete usarle tutte, è una strategia, potete usarla sia contro trend, se vi va male lavorate su quello che si usa a definire il breakout, oppure lavorate solo sul breakout e lavorate solo contro il controtrend, un po', ognuno preferisce, sceglie quello che preferisce, insomma c'è chi dice no, io contro trend non riesco a lavorare, a me piace seguire il mercato, essere trend follower o fare un mix di tutti e due. Insomma, valutare, Questa non è valutare. proprio un controtrend, a mio avviso, è più una cioè partire calcando un nuovo trend, ecco. Sì, no, ma l'abbiamo visto, è fantastico, questo livello l'abbiamo appena visto, è fantastico, cioè Il qui controtrend è proprio quando siamo sui massimi e si cioè, shorta, quello che abbiamo intendo fare. visto questo livello, che cos'è? Perché Guardate, è fantastico. solitamente trend c'è l'assestamento sui massimi e poi si forma No, l'inversione, ma ecco, non è che. guarda, Stefano, è proprio uno spartiacque. Cioè, è proprio uno, cioè il mercato sopra, o sopra questa linea o sotto questa linea. Non ci sono situazioni dove la perforata ci è passata oltre. Proprio è uno spartiacque. Però c'è il caso Brexit in corso che non sappiamo che effetti potrà durare, potrà avere. Quindi qui siamo veramente, si vive alla giornata, ogni momento potrebbe essere buono per un rimbalzo, perché comunque qui il mercato sta cercando di scontare una possibile uscita del Regno Unito dal sistema economico europeo. Se questo non dovesse avvenire, tutto quel movimento che c'è stato al ribasso potrebbe venire decisamente poi al rialzo, ovviamente. E Poi quindi da qui c'è anche il CAD, il denominatore del CAD è correlato fortemente al è petrolio, vero. quando il petrolio è salito il CAD si è apprezzato molto, È adesso anche sta. vero, Stefano, che quando noi facciamo l'analisi, cioè se io adesso sono andato a vedere indietro nel tempo, qui io vedo che ha reagito da queste situazioni, supporti e resistenze. È vero che io qui non mi ricordo sicuramente che situazione c'era, un Brexit, qualcosa simile al Brexit, non avrei fatto questa operazione. Quindi a distanza di 10 anni, quando rivedremo qui questa situazione attuale, probabilmente non ci ricorderemo che lì eravamo in un contesto Brexit. Quindi qui i colleghi che dicono bisogna fare l'operazione a prescindere da tutto il resto, posso dargli ragione in questi termini, potrei dire è vero perché quando io faccio un'analisi passata, qui non ricordo che cosa è successo, per esempio che da qui il mercato è partito qui, io vedo che è stato fantastico come livello e quindi potrebbe confermarsi tale anche in questa occasione. Poi lì sui massimi sulla debolezza della sterlina, lì era stato un altro referendum, quello della Scozia, che poi non è passato, quindi siamo da un referendum all'altro, da una resistenza a un supporto. Insomma, quindi ci sono, poi uno magari GBP erano tutti short, li faceva tutti insieme, pescava, qualsiasi short pescava andava bene, per esempio. Quindi poi altra cosa importante, quando partono tutti insieme, ovviamente il segnale è più forte, cioè sterlina, tutti al ribasso, già qui invece questo GBP CAD sembra il primo che stia invertendo in questo momento. Infatti, se vediamo GBP AUD è al ribasso, GBP CHF al ribasso. GBP Yen al ribasso con l'accelerazione per quello che è successo oggi, GBP NZD al ribasso, quindi GBP CAD è l'unico che ha cominciato una possibile inversione, sarà quello che ha aperto da apripista? Non lo sappiamo, quindi già vedere adesso tutti i GBP, non abbiamo messo Euro GBP, ovvero l'euro sterlina, dove qui la sterlina è a destra, significa che sta perdendo e al ribasso nei confronti dell'euro. Domanda che ti faccio io, se tu hai appunto ora un GBP CAD che va a rialzo, quindi apre un'operazione long oggi, e poi domani vedi GBP NZD che inverte a rialzo, tu apri anche la seconda operazione long su
GBP/NZD, quindi ti esponi maggiormente long sulla sterlina, o fai più un discorso Devo di vedere come sta portafoglio? NZD contro dollaro, sempre. Esatto. Quindi devo vedere la situazione NZD-USD, il kiwi, il famoso kiwi, se mi dà delle conferme o meno. Quindi se anche da lì ho un'ulteriore conferma, comincio a entrare. Ma entrare GBP CAD, se vi auguro eravate tutti short di sterlina, come ho fatto vedere adesso i grafici, ci sta anche entrare GBP CAD per mitigare l'esposizione al ribasso. Troppo ribassista contro sterlina è un modo per cominciare a bilanciare, perché se dovesse domani arrivare la notizia che il no vince, avete già GBP CAD, vi siete già posizionati in minima parte al rialzo di sterlina. Quindi il bello delle valute è proprio questo, del Forex, che è una sorta di non so come dire, un puzzle, un gioco a scacchi, muovete le pedine, da lì avanzate, lì chiudete, siete fermi. È bello, secondo me è bellissimo, cioè è fantastico. Forex, guarda, le correlazioni come sono nel Forex non esiste in nessun altro mercato, perché quando fate uno per... Immagini che tu insegni la tua prole invece che risico un po', insegni un po' le correlazioni del Forex, quindi. Poi le correlazioni, dicevo, sono quando fate un'operazione nel Forex, se per esempio fate buy GBP CAD, alla fine vi piace questa operazione, la fate, nel Forex sono sempre due operazioni. Quindi se state comprando, mettete long GBP CAD, vuol dire che contemporaneamente state comprando sterlina e state vendendo dollaro canadese. Quindi lo stesso euro-dollaro, tutte. Quindi GBP non è solo contro CAD, CAD non è solo contro GBP, quindi bisogna vedere tutte le varie combinazioni e sfruttarle. Non esiste nessun altro mercato, io non è che se compro Fiat contestualmente sto vendendo BMW, non c'è da nessun'altra parte questa correlazione e bisogna utilizzarle nella maniera Poi, più... guardate, a mio avviso qua si vede il valore aggiunto proprio del servizio di Renato, nel senso che è normale c'è chi ha capito tutto, chi segue Renato da tempo e quindi già esperto, però è anche normale che magari vede questo servizio per la prima volta o lo sta approcciando, quindi deve capire. E qua è proprio il lavoro fantastico, a mio avviso, di Renato. Il fatto che ogni giorno io posso avere anche il parere di un'altra persona che sta facendo trading da diverso tempo, che tra l'altro mi offre anche la possibilità di aderire ad un gruppo Facebook, oggi il social media più diffuso, per scambiare dei trading su base quotidiana, quindi proprio anche, vedete, proprio la costanza del servizio, il fatto che ogni giorno ci sono le analisi, ogni giorno ci sono le analisi, le posso ricevere anche nella casella di posta elettronica, a mio avviso è un valore aggiunto davvero notevole, quindi qua purtroppo siamo online, quindi non posso fare tutti insieme un applauso Renato, però tu mi sei Fammi messo la battuta di un mani, attimo, grazie. no, ti ringrazio, molto gentile Stefano. Rispondo a Marco che ha fatto una domanda importante. Dove metto gli stop quando opero sul breakout? Purtroppo, allora torniamo a sterlina yen dove recentemente, o vediamo l'euro yen pure dove c'è stata la rottura qui di un supporto. Purtroppo Marco, sul breakout non ho il riferimento di dire sopra il massimo più vicino a questo qui, dovete, quello che consiglio io almeno, fare uno stop in pips dal prezzo di partenza, decidete quindi di mettere per esempio 200-300 pips, tenetevi sempre larghi e quantificati in euro, ovviamente convertiti in euro quei pips in modo tale che sia una perdita sostenibile, perché qui non ho il riferimento, non è come qui che sono entrato al rialzo e metto sotto il minimo più basso, se qui sono entrato al ribasso sulla rottura di questo supporto, non dico metti sopra questo massimo, non ha senso, quindi mettete giù su uno stop di protezione X pips ed eventualmente dovete chiuderla, almeno in teoria, poi bisogna vedere quanti pips camminano e corrono, sull'inversione, fino a quando qui non passa la candela verde il trend resta ribassista, quindi nella maniera più assoluta. Direi che siamo oramai in conclusione, io ho preparato anche la slide con i contatti. Quindi questo è il sito web di Swissquote, il numero verde, l'indirizzo email di Stefano Gianti, la mia pagina web e il mio indirizzo email. Mauro, non ho capito se è possibile mettere in automatico lo stop di violazione oppure tutte le sere dopo. No, allora lo stop di protezione è quello per farvi dormire tranquilli, una polizza assicurativa per essere sicuri che anche se non siete davanti ai monitor volete mettere comunque uno stop che vi fa stare tranquilli. Mentre
Se c'è la violazione del supporto della resistenza, dovete su e dovete aspettare la chiusura giornaliera, perché bisogna vederlo sulla chiusura della barra daily. Se c'è la violazione, chiudere tassativamente l'operazione. Al rialzo, se eravate su supporto, eccede il supporto. Al ribasso, chiudere lo short se è stata violata la resistenza. Quindi questa è Piovani. Sì, allora, già Stefano ha detto prima, magari nel gruppo Facebook rimetto ancora una volta il grafico di 2 o 3 minuti che ho realizzato io, che spiega in maniera molto semplice come inserire un grafico e chi nasce nella MetaTrader, è veramente molto molto facile. Quindi lo metto comunque, chi riceve, chi è iscritto al servizio, ogni giorno nell'email di default in automatico c'è sempre il video che spiega come mettere un grafico e chi nasce nella MetaTrader, quindi lo trovate sempre lì eventualmente, così come anche all'interno della mail trovate l'archivio dei precedenti video, quindi oramai è quasi una sorta di videocorso a fascicoli che potete consultare dai precedenti video, dove io nei titoli cerco già di dare dei riferimenti degli argomenti che si trattano, se stop, se trading stop, contro o a favore di trend, era ieri il titolo, cerco appunto di mettere dei titoli tali che l'iscritto già dal titolo può capire la materia trattata in quel video, e quindi se vuole sapere come usare il trading stop, vede già dal titolo trading stop e va a vedere quel video lì, quindi si fa un'idea, sa dove cercare, insomma, l'argomento di suo interesse. Un'ottima libreria. Quindi, strategia semplice e efficace, l'ho dimostrato anche nei risultati, per questo ovviamente stiamo anche portando avanti questo discorso con Renato, diversamente ovviamente non faremo. Una cosa che neanche a te avevo detto, Renato, noi cosa stiamo facendo? Tu stai mettendo tutto il tuo impegno, che abbiamo già evidenziato molto, cosa fa Swissquote? Noi diamo anche la possibilità di attivare un conto trading andando su swissquote.it, mi raccomando, perché noi siamo Swissquote LTD a Londra, detenuti al 100% da Swissquote Bank, che è la banca, che è la nostra holding, che è quotata sul listino di Zurigo. Però noi siamo a Londra, quindi Swissquote.com è il sito della capogruppo, della holding. Noi siamo Swissquote.it, quindi mi raccomando, come hai evidenziato giustamente tu. Questo lo dico perché a volte si va su Google, si cerca Swissquote, poi la prima che esce si clicca e magari si finisce sul sito sbagliato, quindi ottima precisazione che ho messo anche nella slide, proprio esplicitando il sito. Poi Renato ha messo anche il nostro numero verde gratuito, 800 148 261. Sul nostro sito in basso a sinistra c'è la live chat, operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, tendenzialmente, e a destra, invece in basso a destra, il nostro link dove troverete poi di fatto anche la registrazione che abbiamo del webinar che stiamo facendo, stiamo terminando. E quello che volevo anche dire è che abbiamo anche deciso di fare questa cosa carina, proprio per il webinar di oggi, dato che ha avuto davvero moltissimi iscritti, più di 400, attivando un conto trading, un nuovo conto trading, quindi nuovi clienti possono anche beneficiare, oltre che delle ottime condizioni di trading con spread davvero molto bassi e a 0,8, l'accesso non solo al Forex ma anche a CFD su indici azionari, materie prime e altri strumenti finanziari, anche di un bonus di benvenuto di 100 euro, proprio la spesa di marketing, che non c'è niente di particolare dietro, proprio una spesa di marketing che Swissquote dà proprio per incentivare le aperture di conto trading reale, perché noi cosa notiamo? Magari tante persone che si approcciano al trading sul Forex, al trading online, e magari sono un po' titubanti, ok, sì, provendemo, faccio, faccio. Io ci sono passato anch'io, io personalmente ho iniziato a fare trading nel 2007, eccetera, eccetera, cosa ho fatto? Ho seguito dei corsi anche a pagamento, tempi per carità, poi ho aperto un conto subito reale, perché la pratica che si fa in reale non ha uguali, in demo è tutta un'altra cosa, la psicologia è completamente diversa, quindi Swissquote per incentivare l'attivazione di conto trading, diciamo, con qualsiasi cifra aprirai un nuovo conto trading, il minimo deposito è 100 euro, verrà aggiunto 100 euro da parte di Swissquote. Quindi se uno apre con 1000 si troverà 1100 euro, se uno apre con 100 euro si troverà con 200 euro. Poi è normale che nessuno ti obbliga subito a fare eseguiti, per carità, puoi avere un conto demo illimitato senza scadenza se hai un conto trading reale con noi. Quindi noi abbiamo la logica di trattare bene tutti i nostri clienti, incentiviamo pure l'attivazione conto, il servizio, l'assistenza c'è, almeno sono molti complimenti che riceviamo, per carità, poi non sta a me assolutamente a dirlo, però io spero che tutto il percorso formativo che abbiamo messo in piedi sia apprezzato, ma non solo, anche le ottime condizioni di trading e poi anche la stabilità finanziaria della compagnia, che è detenuta dalla Banca Svizzera, stato che siamo detenuti dalla Financial Conduct Authority, non tutti gli intermediari sono regolamentati, quindi mi raccomando anche pensare a questo della certezza dei fondi, questo è davvero molto importante, quindi sono un insieme di considerazioni che vanno fatte per scegliere poi di fatto il vostro partner, perché di fatto chi
il vostro intermediario è un po' il vostro partner, perché vi deve mandare a mercato, vi deve trattare bene, ottime esecuzioni, ottime condizioni. Noi non siamo market maker, copriamo le nostre posizioni, siamo l'intermediario puro che va a mercato sull'interbancario, quindi non abbiamo conflitti di interesse contro i nostri clienti. Queste sono un insieme di cose che portano molti clienti, per fortuna, a fare trading con noi. Permettimi di aggiungere quale altro broker consente di usufruire gratuitamente ogni giorno di un servizio, quello che ho cominciato dal 1 giugno, in cui avete accesso ad una formazione gratuita tutti i giorni, dove la strategia viene spiegata, applicata a casi concreti. Se è gratis, è grazie a Swissquote. Quando mi chiedono quale broker aprire il conto, io dico: il vostro broker vi dà la possibilità di usufruire di un servizio gratuitamente così fatto? No, è già un altro elemento, insomma, a favore. Quindi veramente un applauso lo faccio io a Swissquote, a Stefano Gianti, perché è fantastico. Cioè, offrire questa possibilità a tutti è lodevole, è fantastico. Una cosa che permettimi di dire è che eventuali domande, vedo che continuano a scrivere domande, mettetele su Facebook, venite su Facebook, scrivetele lì, compatibilmente con impegni cercherò di rispondere. Quindi a chi non sono riuscito a rispondere oggi, venite su Facebook, scrivetele lì e vedrò di rispondere a tutti voi. Vedo una domanda a te invece, Stefano, il bonus. Aspetta che adesso non ho la È chat, non si può. immediatamente sbloccato, è possibile prelevarlo successivamente? Si può sbloccare subito il bonus? È possibile prelevarlo? La domanda, praticamente. Non sento più Stefano. Così come anche, eventualmente domande relative alla promozione le potete fare sul gruppo Facebook, perché l'admin, gli amministratori siamo io e Stefano, quindi se avete domande in merito fatele su Facebook. Abbiamo perso Stefano proprio in chiusura. Quindi faccio vedere, mi chiedete la pagina Facebook, è questa qui, Aiki Nashi Forex, Aiki Nashi Multiday. Sì, adesso ti sento di nuovo, perfetto. Per un attimo. Per un attimo, no, Sapete che questa è la ogni pagina. anno sempre il tastino per mettere in mute impropriamente, si vede che ho sbloccato. C'è Sbloccato Gianni il che ha scritto: tastino. è svenuto su bonus. No, io stavo parlando, è vero che io stavo parlando e nessuno mi ascoltava, quindi mi sono accorto che c'era il mute. Sapete che ogni cuffia poi c'è il tastino per mettere in mute, si vede che mi è andato il gomito, si è schiacciato, infatti stavo parlando da solo. No, stavo dicendo e nessuno mi ha sentito perché ho messo il mute. Allora, è normale che ogni bonus è termine. Quindi un insieme di vantaggi, quindi il bonus di 100 euro poi deve essere visto come una
avete comunque delle domande su Swissquote nel gruppo, è fatto anche per quello, c'è Stefano che è amministratore insieme a me del gruppo, quindi se vedo altre domande sono state poste, le venite a fare nel gruppo Facebook e quindi Stefano sarà lieto di rispondere. Io la parte tecnica della strategia e Stefano tutto quello che riguarda Swissquote, quindi venite lì che insomma, è una bella community, si è già creato un bel gruppo, vedo già anche probabilmente altri che si stanno chiedendo qui la spunta. Nuove richieste di iscrizione, quindi insomma, eventualmente ci vediamo lì. Bene, da parte mia io ringrazio, grazie a tutti voi, grazie Swissquote e niente, appuntamento al prossimo webinar o al video da domani sempre con FX e Kinesi. Non si vede. Perfetto, grazie. Raccomando, usate anche l'interazione su Facebook, fondamentale. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.